Buonasera a tutti e ben ritrovati. Le scorse puntate abbiamo trattato le piccole patologie invernali dei geloni e abbiamo analizzato qualche rimedio naturale che ci ha potuto dare una mano. Quindi continuiamo sulla stessa linea per parlare di un'altra piccola patologia che ci affligge soprattutto in inverno e parliamo di ragadi alle mani. Sono i cosiddetti tagli, le fissurazioni, tagli asciutti che vi vengono soprattutto si accentuano durante l'inverno e magari proprio attorno all'unghia, quindi sono molto dolorosi. Ne possono soffrire le persone che lavorano spesso all'esterno a temperature molto basse, oppure le persone che per esigenze lavorative sono sempre a contatto con agenti umidi o agenti corrosivi. Allora, un piccolo rimedio che potete trovare in tutte le farmacie sono le pomate a base di borati e cere. Queste pomate possono essere allestite in qualsiasi farmacia dotata di un laboratorio galenico per le preparazioni e sono delle pomate abbastanza unte, abbastanza grasse. La somministrazione di queste pomate praticamente è, il consiglio è applicatene con abbondanza sulle dita e indossate un guantino di cotone magari per 2 o 3 sere. Vedrete che la pelle comincia a diventare integra e il taglio si rimargina, si richiude. Queste pomate possono andar bene anche per le ragadi ai talloni. Alcune persone, oltre a questi tagli sulle dita, in inverno o per patologie particolari, possono soffrire anche di questi tagli a livello del tallone. Queste pomate vanno benissimo, sempre l'impacco serale con un bel calzino di cotone, 3-4 sere tornerete come nuovi. È logico che se noi vogliamo prevenire questi tagli è opportuno che le persone che sanno di soffrire di questa patologia comincino a usare, quando inizia la stagione fredda, una buona crema idratante sia per mani o per piedi o addirittura una crema che funga da barriera. Per esempio le persone che utilizzano agenti chimici o stanno con le mani in acqua molto spesso, la crema barriera usata sulle mani funziona meglio di una semplice crema per le mani. Quindi sappiate che se non volete avere i tagli dovete cominciare a prendere l'abitudine di prevenire con questi prodotti, oppure ci sono sempre dei rimedi che vi vengono in aiuto. Buonasera a tutti!